Oh. Sorry. That's Jinx's. Taught him how to do that. Allora, quando scappa, scappa. Allora, qui abbiamo questo bagno. Vogliamo vedere? Perché avete visto, il cartello è stato levato. Avranno pulito? Come sarà dentro? Proviamo, proviamo un po'. Introduciamo questo euro. Cosa succede a questo punto? Premere per entrare. Ecco qua. C'è una lucertola. Evidentemente hanno levato il cartello e anche pulito, anche se è veramente molto in disuso, molta ruggine. Insomma, ci vuole sempre un po' di coraggio a entrare qua dentro. È meglio che ve la tenete, qualsiasi cosa sia, anche perché qui la sera... Poi vedete un po' qui accanto, guardate, è tutto ormai divelto, la rete, anche di là sporco, un po' di tutto. Ovviamente questi sono i soliti civili, però vedete un po', dopo il nostro servizio hanno levato il cartello, hanno dato una pulita al bagno, ma non hanno certo rimesso a posto la rete e dato una pulita in terra. Ma come si deve fare? Dovrebbe essere tenuto tutto più in ordine, evidentemente così non è. E poi, come abbiamo detto nel nostro servizio, è una città dove i bagni ci sono veramente pochi, quindi è chiaro che poi chi viene, i turisti, gli stessi aretini, si devono rivolgere sempre a un esercizio commerciale, a un bar in particolare, quindi consumare per utilizzare il bagno. Eccoci qua. Che dobbiamo dire? Le condizioni le vedete da voi. Fortunatamente il signore che aveva messo il cartello lì è stato accontentato, cattivo odore non c'è. Certo che all'interno, avete visto, abbiamo fatto appena in tempo a fare una ripresa, non siamo voluti entrare perché non si sa mai se dobbiamo rimanere lì e quindi abbiamo preferito fare tutto al di fuori. Ha mai utilizzato questo bagno? Mai. Mai. Ma lo utilizzerebbe eventualmente. Ma dov'è il bagno? Qua. Qua dove? Qua. A 10 metri. C'è il bagno automatico. Ma è una presa in giro, dai. Assolutamente, ma no, non l'ha mai visto. No. Ma dov'è il bagno automatico? Ma dai. Eccolo qua, guarda. Ah, quello lì. No, ora lo vedo e sì, quindi è... Lo utilizzerebbe... Se potessi evitare, sì, per questioni di igiene. State registrando? Certo. Allora, perché fate questa intervista? Perché nei giorni scorsi c'era stato messo un cartello da uno, sì, che aveva utilizzato il bagno e c'era scritto, glielo facciamo vedere un attimo. Bravo. Così. Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Qua non è che mi fido molto, non mi fido molto e evito, cioè se posso evito, a meno che uno proprio non si sente, perché a prendere qualche malattia cerchi cisti. Va bene. Scusi, dove lo mandate? SOS Arezzo TV. E che canale è? 214.
241. Ma lei è precisa proprio, vuol sapere tutto. Io sono molto curiosa. La curiosità è alla base della conoscenza. Prima c'è il telegiornale alle 20:25. Finito il telegiornale va. Complimenti, ci guardi. Ci segua su Facebook e se c'ha delle segnalazioni ce le invia. Va bene, grazie. Bene, allora a questo punto possiamo concludere. Avete sentito, non sapeva neanche dove era il bagno e poi ha detto che non l'avrebbe mai utilizzato, a meno che, insomma, aretini, cercate di resistere fino a che potete. A domani sera per un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Ciao a tutti. Oh.